A distanza di qualche settimana dalla chiusura degli eventi natalizi, a Jesolo si è fatto il punto sui risultati ottenuti dalle iniziative organizzate o sostenute dall'amministrazione dal Lido a Paese e che hanno contribuito ad attirare sul litorale jesolano più di 500.000 persone. Sì, ormai Jesolo è attiva tutto quanto l'anno e soprattutto appunto nel periodo natalizio abbiamo avuto un ottimo riscontro, moltissime sono state le presenze e tanti ovviamente gli eventi diffusi e dislocati in tutto il territorio. Commercio a Jesolo come risposto? Partiamo dal 2016, percorso che è stato difficile perché un villaggio di Natale che era partito con 45 casette all'epoca non era poco. Ci siamo riusciti con 101 adesso nel 2019, andiamo verso il 2020 con un fil rouge che va da Via Dante a Piazza Aurora. Non dimentichiamo Paese, con le luci e quello che è la fattoria che sarà potenziata, sono eventi buttati, no, sono eventi fatti con testa, eventi studiati a tavolino e con il tempo migliorabili. Le attività commerciali a Jesolo hanno avuto una ricaduta positiva, per il semplice motivo che se continuano ad aprire, è inutile dire i numeri, continuano ad aprire e dunque questo nel periodo invernale, per chi ha un affitto da pagare o ha personale da pagare, diciamo che aprendo, non dico che risolvi i problemi, ma dà una mano, perché avendo un'attività avuto anch'io negli anni, dunque solo il commercio capisco bene, non è facile accontentare tutti, però ad oggi abbiamo quasi oltre 350 attività aperte in più e questo su 1200 che sono in totale a Jesolo non è poco. Finito il Natale, adesso si pensa al prossimo evento in programma dal 14 al 16 febbraio, Jesolo in Love. Cosa propone Jesolo? Allora, questo è un evento dedicato appunto alla giornata di San Valentino, ma non solo, quindi ci sarà una serie di iniziative dedicate agli innamorati, legati non so al food, al beverage o anche solamente a un mercatino, quindi chi vuole può venire a passeggiare a Jesolo e trovare tutta una serie di iniziative legate appunto al periodo degli innamorati. Dopo il successo di questi eventi che abbiamo fatto a Natale, abbiamo deciso di ampliare, ma già da qualche anno, la nostra offerta turistica, quindi una Jesolo che vuol vivere tutto l'anno, quindi non solo d'estate con la spiaggia, che per fortuna c'è la spiaggia e va anche molto bene, ma ambiente, natura, cultura ed eventi sportivi. Quindi queste sono le strade che intendiamo percorrere per ampliare la nostra offerta turistica.